Portiamo il verde in mezzo alla gente, immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Trent'anni fa una legge considerata rivoluzionaria, la legge Basaglia, chiudeva i manicomi e cominciava ad opporsi all'esclusione, all'emarginazione sociale del disagiato psichico e ai trattamenti disumani cui era sottoposto. Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Carlo e stavo meglio con gli UFO. Ottimo, signor Carlo. Ma le presentazioni le abbiamo già fatte ieri. Oggi facciamo l'assemblea dei soci. Cos'è? Vuol dire discutere insieme su come migliorare il lavoro. Pensate che persino i giapponesi, che non sono, hanno capito che la forma cooperativa, proprio da un punto di vista produttivo, è il modo migliore per poter gestire le risorse umane. Insomma, il nostro problema è come attaccare i francobolli nel posto giusto. Oggi la riabilitazione psichiatrica affianca ai farmaci percorsi di inserimento sociale che contribuiscono a superare il disagio che la malattia mentale porta con sé. Regola numero uno, l'attrezzo di lavoro è come la mamma, chi lo perde resta orfano. Chiaro? Scusi, lei non lavora? Io no, faccio miracoli. Bravo, bene, ne avremo bisogno. Regola numero due, stare sul pezzo, sempre concentrati. Ok, tira fuori il trapano. Ma per la stella! Il battesimo della colla, fantastico, adesso siamo tutti parchettisti. Amici Verdi di Rabbia, senza dubbio, se si pensa a processi di integrazione reale, non si può prescindere dal garantire lavoro a chi vuole lavorare e ha il diritto di farlo. Braccia dei campi, rughe al sole, muscoli tesi, mente altrove. Braccia dei campi, rughe al sole. Cooperative sociali di tipo B nascono appunto per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Siamo oggi in compagnia dei soci della cooperativa Ligia. Di cosa vi occupate? Allora, la cooperativa Ligia è nata nel 2005 e nasce effettivamente come cooperativa di inserimento lavorativo. Attualmente la cooperativa ha in sé come soci soggetti svantaggiati, così come prevede la legge 381, e a maggioranza di svantaggio di natura mentale. Attualmente noi ci occupiamo di agricoltura, soprattutto di produzione in campo aperto di ortaggi. I problemi che purtroppo oggi siamo tenuti ad affrontare per un migliore inserimento di natura sociale sono di due tipi. Uno, perché questo tipo di attività, per quanto sia produttiva, comunque deve rispettare delle leggi di mercato che attualmente sono, come ben tutti sappiamo, in crisi. Un altro motivo di forte diffidenza rispetto a questo tipo di società di produzione è praticamente quello che viene chiamato lo stigma, e cioè quella diffidenza che si ha nei confronti di persone non normodotate e che quindi vengono, come dire, spesso messe al margine di quello che è tutto il processo produttivo di una società. Perfetto, Nicola, tu come stai affrontando questa esperienza? Beh, io vengo già da un passato che lavoravo in campagna, poi ho fatto un incidente e praticamente ho fatto un percorso riabilitativo che mi ha permesso anche di lavorare, di fare qualcosa. Dove sei? Svingolo per la tangenziale da Poggio Franco? 2 minuti, arrivo subito.
troppo tardi, se n'è già andato. Però esiste un percorso molto più breve, ma non c'è segnaletica. Tranquilli, ho già la soluzione. Non dirmi niente, arrivo subito!